Te, donna, è sotto il mormorio dell'acqua, unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi, che sono nelle tue mani. Poesie, storie, una panchina rossa e un roseto. Parte da qui, di fronte al palazzo della prefettura di Arezzo, l'ennesimo messaggio contro la violenza sulle donne. Bisogna acquisire la consapevolezza e non accettare nessun comportamento che non sia veramente un comportamento di, di amore, un atteggiamento d'amore. Se l'amore passa per la violenza, se l'amore passa per la prevaricazione, per il possesso non è amore. Ad organizzare l'iniziativa, l'Associazione Aretini Rampanti. Con il suo presidente Giovanni Grasso. Ma oggi nessuna intervista, oggi parlano le donne. Il simbolo principale delle rose eh, va a rappresentare le donne, in tutte le sue sfumature, colori, caratteri, le loro potenzialità, che molto spesso vengono eh, nascoste, messe in ombra. Le donne, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, assieme alle studentesse dell'Istituto Vittoria Colonna, hanno così inaugurato un roseto in memoria di tutte le vittime del femminicidio. È una panchina rossa per ricordare che dal tunnel della violenza si può uscire. Ma la panchina ha una caratteristica: è ancorata per terra e permette di fermarsi, e quindi il significato è quello di pensare, di riflettere, eh, di tenere i piedi per terra, di non arrendersi, di eh, guardare anche le piccole cose perché la mancanza di rispetto, la mancanza di libertà, passa anche da piccoli fatti che a volte consideriamo marginali e invece non lo sono e poi ha una idea dove in alcune ancora parti del mondo essere donna è un problema serio. Siamo al parossismo che le donne romane, almeno quelle di una certa cultura, erano molto più libere, cioè duemila anni fa o più eh, autoaffermanti di quello di oggi. E questo per me è un po' un cruccio, devo essere onesta. La mattinata si è conclusa lasciando un fiore sulla panchina e il messaggio più importante. Denunciate, chiamate il 1522 se vi sentite in pericolo. Non siete sole.